comincia, voltiamo pagina, cominciamo una nuova stagione, abbiamo preso la decisione, quella di promuovere Beppe Biava, un ragazzo che conosciamo benissimo, penso che conoscete tutti quanti, un ragazzo che è sempre stato con noi, è stato lanciato come giocatore, si può anche dire dalla Bionef, e l'augurio è quello che possa fare altrettanto bene anche come allenatore adesso. Ha fatto molto bene per quegli anni che ha gestito con noi il campionato primavera, ci sembrava giusto e anche doveroso dare l'opportunità a Beppe di intraprendere questa nuova carriera da allenatore. Verrà accompagnato da Bertarelli Raul, anche lui un ragazzo che viene da esperienze in passato, soprattutto come secondo alla Giana, perché ha fatto tanti anni. Promuoviamo nel ruolo di preparatore atletico Mossali, che ha sempre lavorato con noi in veste di recupero infortuni e collaborando sempre con il preparatore atletico che avevamo i vari allenatori. È un po' tutto e noi facciamo proprio come se stava un grosso bocca al lupo a tutti. Sono contento di questa scelta che è ricaduta su di me da parte della società, da parte della presidenza, del direttore. Per me è stata tra virgolette una sorpresa, stavo lavorandoci sotto in primavera, abbiamo fatto un'ottima annata e la chiamata sicuramente mi riempie di orgoglio, mi dà la possibilità di interfacciarmi in questa nuova avventura con una prima squadra e quindi cercherò di mettere la mia esperienza fatta in questi anni sia da giocatore che da allenatore in questi 5-6 anni che ho fatto nel settore giovanile, con la convinzione di poter far bene, di avere una società alle spalle che forte, che darà sicuramente a noi una mano. Ne siamo convinti di poter far bene, quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare le cose fatte in una certa maniera. Passo la palla al mio secondo, che tra l'altro sì, siamo conosciuti in queste settimane dopo il mio annuncio della mia carica, come detto prima Mossari lo conosco perché è 7 anni che lavora qua, anche per lui è la prima esperienza, però un ragazzo che ha ambizioni, ha voglia di fare, avrà preso tanto anche come esperienza con i preparatori di Albini, di Marcolini e anche di Zaffaroni, bene a te lo conosciamo qua anche lui da tanti anni e quindi questo è il nostro staff e cercheremo di fare del nostro meglio. Io devo solo ringraziare la società, il direttore e il mister, perché introdurre una figura nuova che non si conosce in un ruolo secondo me delicato come quello di vice allenatore non è una cosa facile e questa cosa mi fa enormemente piacere. Davo tutto me stesso, cercherò di lavorare al meglio per il mister, per la squadra, per la società, perché il lavoro è la cosa che mi piace di più, lavorare sul campo, dare una mano, mettermi a disposizione e sono convinto che dopo aver conosciuto il mister in queste settimane penso che a livello umano ci sia un buon feeling, a livello tecnico-tattico mi hanno parlato tutti benissimo dell'allenatore, quindi sono certo che daremo il massimo per questa maglia. L'obiettivo minimo è quello di mantenere la categoria, si parte con questo obiettivo, poi stiamo facendo, siamo tutti più contenti se lo riusciamo a raggiungere il prima possibile, potremmo toglierci fare altre soddisfazioni, poi quello di far crescere il numero di giovani che abbiamo, ma anche gente più esperta, cercare di far crescere sotto ogni punto di vista, a livello tecnico-tattico, cercare di far anche divertire la gente quando viene allo stadio, anche perché il Presidente ha fatto uno sforzo incredibile a costruire uno stadio di proprietà e quindi è bello anche attirare la gente al nuovo stadio, far vedere magari, far divertire un altro clima e riuscire a portare a riempire lo stadio. Anche da giocatore la tensione l'ho sempre avuta, anche se magari avevi anni di esperienza, però la tensione è quella che ti fa andare avanti, è quella che ti fa cercare di migliorarti sempre, quindi un po' di tensione c'è sempre. Sarebbe strano se non l'avessi, di dire che magari non ci tengo a questo lavoro. È normale, un po' di emozione, un po' di tensione ci sarà, però alla fine quando poi si entra sul campo è la cosa più importante per chi fa questo lavoro, sia per i giocatori che gli allenatori, poi quando si entra sul campo si ha voglia di lavorare, di far crescere, di creare qualcosa di importante anche per il futuro, poi quella penso che passi. Io e Rao siamo abbastanza simili, siamo due ragazzi tranquilli che però hanno voglia di lavorare, voglia di dimostrare il nostro valore. Sugli allenatori ne ho avuti tanti bravi, da quando ho iniziato a giocare a calcio, anche a Albino Lefe, sono passati tanti allenatori bravi,
cercherò di prendere qualcosa da ognuno di loro. La cultura del lavoro, lavorare tanto durante la settimana per poi avere una squadra che alla domenica corre. Cercheremo di mettere questa cultura del lavoro, del fare, di migliorare sempre anche a livello tecnico e tattico. Cercherò di prendere qualcosa che mi hanno lasciato loro, però poi ho le mie idee che ho cercato in questi anni di trasmettere nel settore giovanile e cercherò di farlo anche in prima squadra. Ma penso che alla fine conta come mi presento al gruppo, come sarò coerente nelle mie idee, nelle mie scelte. Poi i giocatori ti giudicano subito, non è che perché hai fatto una carriera di 20 anni in Serie A allora tutto ti è concesso. Sta a me dimostrare di essere credibile, sta a me dimostrare di poterci stare in una squadra professionistica, quindi devo essere bravo, essere credibile insieme al mio staff. E poi penso che poi sì, l'allenatore è quello che è responsabile, ma poi c'è tutto l'aiuto da parte di tutto lo staff a essere credibili, a cercare di portare avanti un progetto che è parte della società, quello di portare avanti una squadra fatta di tanti giovani e cercare, come ogni anno, di fare il massimo possibile. Il fatto che Beppe è bergamasco, questa è una cosa che la società ci chiede tanto, perché la società lavora molto sul fatto della bergamaschità del territorio. Il fatto di lavorare con gli allenatori del territorio non è mai facile, diciamo che è stata una combinazione, ma questo fa parte di quello che è un po' il nostro credo, ma vale per quanto riguarda gli allenatori che hanno fatto la storia della Regione F e vale anche per i giocatori. Da parte nostra, insomma, sta dimostrando quello che la proprietà sta facendo, investendo sulle strutture per cercare di lavorare sui giocatori. Noi pensiamo di andare dietro quella che è la missione della categoria, che è sempre detto lavoriamo sui giovani. Questo pensiamo di farlo anche per un discorso legato al calcio italiano. Siamo convinti che quello che sta facendo la Regione F è un po' il percorso che vorrei fare in Italia in tanti per valorizzare un pochettino i giovani nel nostro territorio, perché noi ne abbiamo, però bisogna mettere nelle condizioni di lavorare, come dice Beppe, quotidianamente. Qua ci sono secondo me le condizioni per poterlo fare e deve diventare un punto di forza. Cominceremo la preparazione 18 luglio e lo faremo qui a Zanica come l'anno scorso.